Offrire in questo cammino la preghiera del Santo Rosario. Oggi la Chiesa celebra la solennità del cuore di Gesù e i misteri dolorosi ci offrono uno spaccato di questo mistero grande che è l'amore di Dio, mistero che si riversa nel cuore dell'uomo e quando l'uomo si rende disponibile ad accogliere e a far crescere questo amore, avviene quello che è accaduto nella vita di San Pietro. La sua vita e il suo corpo sono segno, immagine di vento, di quello che può fare l'amore di Dio nella nostra vita.
verità, e diventa la nostra sorte, d'aver voi per protettore. Preghiamo insieme e diciamo: rendici, Signore, testimoni del tuo amore. Tu che sei il Dio incarnato nelle miserie degli uomini. Rendici, Signore, testimoni del tuo amore. Tu che hai scelto una grotta a Betlemme per apparire come il Salvatore dei poveri. Che dalle braccia di Maria sei posto in una mangiatoia perché destinato ad essere cibo per il mondo. Tu che hai condiviso la fatica, il dolore e ti sei reso solidale con i lavoratori e i sofferenti. Tu che hai lasciato tutto per annunciare ai prigionieri una liberazione e a tutti un anno di misericordia. Che ci ha insegnato con la parola e con il servizio il primo comandamento dell'amore e del perdono. Tu che sei stato luce per i ciechi, vita e resurrezione per i morti, salvezza per i peccatori. Tu che sei stato rivelazione per i semplici, beatitudine per gli afflitti e pane per ogni uomo. Tu che sei il servo alla mensa degli uomini, l'erede ucciso nella vigna, colui che giunge nella notte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Prega per noi, Santo Martire Vito, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Dio che hai associato alla passione del tuo Figlio San Vito, e illumini la Chiesa con la luce del suo martirio, concedi anche a noi di venire a te sulle orme dei testimoni della fede, per avere parte con loro alla gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Inchiniamo il capo per la benedizione.
in riparazione delle bestemmie. Dio sia benedetto. Procediamo. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacramento.